Classroom. You are now unmuted. Bene, dunque, dovreste riuscire a sentirmi. Un setup un po' complicato perché ho cambiato qualcosa. Un secondo monitor che appunto registrerò e metterò a disposizione. Quindi la visione delle slide, di quello che facciamo sarà leggermente diversa, ma spero migliore, perché così potete vedere a pieno schermo sempre quello che desidero farvi vedere e anche con una risoluzione migliore. E qualcuno magari è in grado di darmi solo un feedback del fatto che si sente? Sì, perfetto, grazie mille. Perfetto. Quindi direi che possiamo iniziare con la nostra solita sessione del giovedì, delle domande e risposte. Magari prima un paio di annunci che in realtà sono già presenti sul sito web. Vediamo se ecco, riusciamo a condividere lo schermo. Ah, che mi condivide in doppio questo. Vabbè. Condividiamo lo schermo, diciamo Chrome Application, in realtà dovrebbe esserci Firefox, eccolo qua. Quindi Firefox, in realtà volevo farvi vedere il sito solito dove trovate il calendario che è aggiornato e abbiamo ovviamente scritto, concordato col corso in inglese, che la prossima settimana c'è la pausa di Pasqua, come logico aspettarsi, e quindi il 9 e il 10 non facciamo nulla, non facciamo le sessioni online, quindi sia questa di domande e risposte, sia quella di laboratorio. Come da calendario ufficiale del Politecnico. Le lezioni includono il mercoledì incluso, noi non abbiamo lezioni il mercoledì, e riprendono il giovedì dopo Pasqua. Quindi ci saranno la video chat, quindi di domande e risposte, giovedì e il venerdì i laboratori. Quindi questo primo annuncio, diciamo, ovvio. Secondo, abbiamo messo online delle slide, diciamo, anzi una video lezione ancora ieri. Ovviamente non ci aspettiamo che nella notte voi vediate la video lezione e al mattino arriviate con le domande. Diciamo che tutte le domande sono benvenute, ma chiaramente, diciamo, dovete avere il tempo di assimilare il contenuto e quindi questa sessione di domande e risposte è principalmente orientata a quello che serve per il laboratorio di domani o argomenti passati di cui avete necessità di approfondimento e così via. Quindi possiamo tranquillamente iniziare con le domande, se volete provare anche a farle a voce va benissimo. Se ci sono problemi, io provo a usare questa interfaccia della Virtual Classroom e sbloccare chi desidera parlare. E se no, diciamo, attendiamo delle domande sulla chat. Se qualcuno ha domande di qualsiasi tipo riguardo al corso, quindi. Ok, benissimo. Voleva dare un feedback sul laboratorio 2. Il laboratorio, il risultato per me è tanto lungo, ben oltre l'ora e mezza che si era pronosticata. Ho dovuto cercare molto su internet, sulla documentazione, provare e riprovare fino ad ottenere un risultato simile a quello desiderato e spesso avendo fatto un copia e incolla non avendo avuto tempo di approfondire. Non mi è troppo chiaro come mai quello che ho copiato funziona e lo scopo delle classi che ho usato. Purtroppo temo che questo sia sempre più pesante, questa modalità di lezione non aiuta, forse si potrebbe usare l'ora di Virtual Classroom per fare esercizi simili al laboratorio e introdurre un canale tipo Slack per le domande. Non so però se questo però sia possibile. Ok, spero di aver detto qualcosa di costruttivo sicuramente. Allora, vediamo se metto su questo canale e chiedo, diciamo, Lumi al corso in inglese che dovrebbe averlo e così
Proviamo a metterlo su a questo punto, direi, visto che è già secondo, forse anche il terzo, che indica che questa modalità sembra essere utile, possiamo fare una prova. Possiamo sicuramente pensare di usare questo tempo della Virtual Classroom per fare esempi. Quindi adesso magari intanto vediamo se ci sono domande da parte di altri. Se ci sono domande, diamo magari la priorità a domande, se no proviamo ad usare questo tempo in questo senso. Quindi nel caso in cui non ci siano domande non stiamo qui a fare nulla, chiaramente, ma cerchiamo di vedere qualche esempio, esercizio o approfondimento sul laboratorio appena svolto. E riguardo al fatto che sia lungo, sì, diciamo che certi laboratori forse saranno un po' più lunghi. Lo faccio presente anche il docente dell'altro corso. Diciamo che un minimo di approfondimento personale sarà diciamo, necessario. Quindi questo però in generale vale per qualsiasi corso. Diciamo, cercheremo di limitare la complessità dei laboratori, però come sapete nei corsi di programmazione l'unica maniera che abbiamo di imparare di fatto è facendo un po' di pratica, quindi un po' di pratica dobbiamo farla anche in vista dell'esame durante il quale vi verrà richiesto di comunque di andare a cercare qualcosa, provare ad applicarlo e così via. Quindi se ci sono altri commenti, dubbi e così via, io monitoro la chat, è sul secondo monitor quello che non sto condividendo. E se no, magari proviamo a... Volevo farle sapere che aveva la stessa intenzione di scrivere quello che ha scritto il suo collega, quindi potremmo fare qualche altro esempio per capire il Lab 2. Sì, ok, quindi proviamo. Intanto leggo le altre due domande successive. Quale può essere un modo elegante per aggiungere elementi a una lista UL dove lì sono pieni di figli? Come ad esempio la soluzione Lab2. Creare da JavaScript manualmente tutti i fili con le varie classi mi sembra poco opportuno perché appena si cambia qualcosa lato HTML bisogna sempre adattare le modifiche di stile nel codice JS. Questo è vero, questo è assolutamente vero, quindi una soluzione che possiamo adattare è quella di clonare un template che ci facciamo. Quindi questa è una possibilità. Adesso, visto che appunto si parla di questo laboratorio, andiamo pure a vederlo. Quindi vi condivido lo schermo del Visual Studio Code. Quindi allora stacco questa condivisione. Purtroppo non posso condividere lo schermo singolo. Se mi condivide lo schermo, mi condivide una cosa praticamente quadrata che include tutti e due schermi e quindi non diventa bello. E quindi devo ogni volta condividere la singola finestra. Però speriamo che la qualità di tutto il meccanismo sia migliorata. Dunque, questo è la soluzione del laboratorio 2, no? Che tra l'altro trovate online, quindi la trovate sul GitHub già disponibile, quindi se non siete riusciti, avete dei dubbi sul laboratorio 2 e non sapete come andare avanti, prendete la soluzione e piuttosto la studiate con calma come proviamo a fare adesso e poi da quella partite per andare a scrivere un po' di codice JavaScript. In realtà qui ho aperto quello che abbiamo già un po' costruito come soluzione 3, ma dal punto di vista dell'HTML è uguale. Sì, un vostro collega dice non era lungo di sé per sé, la prima volta che si utilizza qualcosa chiaramente è sempre un po' più lungo, nel senso che è chiaro che è sempre un po' più difficile andare a fare
delle modifiche su qualcosa che non si conosce, no? Come sempre si parte dall'Hello World, si incomincia a fare modifiche, ci sarà molte volte in cui le modifiche non funzionano e se siamo in un laboratorio, il motivo per cui abbiamo i laboratori, possiamo chiedere a qualcuno e se no dobbiamo ingegnarci finché non riusciamo a risolvere il problema. Sperando di aver capito, però appunto queste occasioni interattive servono proprio a questo. Quindi prendiamo per esempio la navbar, no? Spero che si veda, possiamo ingrandire ancora un po', ecco, facciamo sparire la parte sinistra, tanto non serve. Quindi abbiamo la navbar, in realtà servirebbe poter vedere ogni tanto anche l'HTML, quindi mi serve condividere. Facciamo che condividiamo il Firefox, quindi questa storia che si può condividere solo una finestra alla volta non è il massimo, purtroppo. Quindi andiamo, vado solo a recuperare la pagina che vedevamo prima, corso, quindi in realtà questo è. Ok, quindi questa è la pagina HTML che vedevamo prima in Visual Studio Code. Tanto la possiamo vedere anche qui e quindi tanto vale vederla direttamente da qui che è più facile. Quindi ho aperto l'inspector che adesso ingrandisco. Tanto dovremmo poter fare modifiche anche qui. Quindi, prima di tutto, non sapete da che parte partire, allora partite dalla soluzione, oppure avete dei dubbi, guardate la soluzione. La soluzione la analizziamo in questa maniera. Andiamo a aprirci la pagina in un browser. Qui ho preso Firefox per comodità perché sto usando Chrome per la Virtual Classroom e non voglio che succedano pasticci, e vediamo come è stato fatto. Non avevamo idea di come farlo. Vabbè, allora andiamo a vedere. Beh, primo è stato usato un tag nav per la barra, diciamo, di navigazione. O meglio, forse si poteva usare anche un header. Insomma, e qui la semantica dei tag è relativa, però non è questo l'importante. Nel senso che l'importante è che riconosciamo che ci sono elementi differenti nella pagina. Poi basta che sappiamo come li abbiamo chiamati e ci riferiremo correttamente all'elemento dal CSS quando dobbiamo andare ad utilizzarlo. Però in questo momento, quando andiamo a usare Bootstrap, per esempio, in realtà, Bootstrap è un insieme di è un CSS, o meglio, un insieme di file CSS che ci mettono a disposizione tutta una serie di selettori di classe che ci consentono di andare ad applicare lo stile ai tag. Infatti, questo è quello che abbiamo fatto. Se voi andate a cercare, e adesso lo facciamo su Bootstrap, il significato di tutti questi di tutte queste class, proviamo a vedere e vediamo che ognuna di queste ha un suo comportamento. In generale, Bootstrap, come tutti questi framework di questo tipo, hanno una cercano di avere singole classi per singoli comportamenti, singoli aspetti del comportamento, così che li possiate comporre in una maniera più flessibile possibile. Intanto monitoro anche le domande. L'ordine per determinare la specificità di un selettore CSS. Usando un selettore di classe di Bootstrap, definendo il mio custom, mi aspetto che al mio sia data priorità, ma non è così. Qual è la regola per determinare in quale caso il mio class selector ha priorità? Nel caso non fosse così, come dargliela senza usare important? E dunque,
A parità di priorità bisogna che il suo selettore, la sua regola, o meglio, sia l'ultima che viene. Quindi se la mette all'inizio, per esempio, non funziona. Se la mette alla fine hanno la stessa priorità, quindi a meno che in quelle di busto non ci sia scritto important, dovrebbe applicare la sua regola. Quindi se poi ha un esempio, un qualcosa da condividere, possiamo provare ad andare ad analizzarlo. Anche se, come avete visto, nelle slide, diciamo, determinare la priorità di una regola CSS, soprattutto in uno scenario complicato, non è banale. Cioè, quando c'è, per esempio, del CSS che non abbiamo fatto noi, quindi bisogna andare a capire, bene cosa sta facendo l'altro CSS. Però dovrebbe potersi fare. Quindi, come avevamo fatto. O meglio, come ha fatto Luigi che aveva scritto questa soluzione, da qualche parte mi sembra che ci siano delle regole fatte da lui e siamo in grado di fare questa, dovremmo essere in grado di fare questa operazione. Ok, prova eventualmente a cercare un esempio, se ce l'ha ce lo condivide e volentieri proviamo ad analizzarlo. Magari faccio attenzione come succede. Come è successo l'altra volta a qualcuno nel laboratorio, basta sbagliare un carattere nel nome della classe e il suo stile non viene applicato e le sembra che non funzioni, in realtà poi è un banalissimo errore di nome della classe. Ok, quindi eravamo sul nav, abbiamo tutta questa serie di nav. A dire la verità, tanto per iniziare, anche senza dover andare a, diciamo, a vedere cosa fa direttamente sulla documentazione, possiamo fare dei semplici esperimenti che già ci fanno vedere direttamente dall'inspector cosa succede. Vedete che è cambiato. Dunque, adesso a dire la verità, non so se esiste un undo. L'undo più semplice forse è ricaricare la pagina. Quindi Navbar Dark ha convertito i colori del testo, no? Sapete che vanno di moda questi stili dark e light, no? Dark è quando lo sfondo è scuro, che dicono anche che risparmi energia, per esempio sui cellulari, perché usa meno corrente per illuminare lo schermo, e viceversa. Quindi Navbar Dark semplicemente fa in modo che la scritta diventi bianca, quindi come se lo sfondo sia scuro, se no di default avete visto l'avevamo tolto è diventata blu, quindi un colore scuro. Adesso perché fosse blu e non era, non lo so, però dovremmo, ecco, in realtà, no, questo è verde, dovremmo andare a cercare, possiamo provare ad andare a smontare il tutto e vedere. Dunque, body color dovrebbe essere nero, però dunque bisogna togliere la navbar dark sicuramente. Quindi stiamo facendo proprio esperimenti e poi dunque expand, come vi suggerisce il nome, è un qualcosa che serve nel momento in cui andiamo a ridimensionare la finestra, quindi chiaramente. Adesso, ah, ecco una cosa, se non condivido lo schermo, che succede? Che sto intanto sperimentando un po', abbiate pazienza però. È che quando ridimensiono la finestra non vedete che ridimensiona. Vabbè. Dunque l'expand, SM è una delle keyword di Bootstrap. Bootstrap doc è uno di quei breakpoint, quindi prendiamo qualsiasi link e poi andiamo a cercare. Quindi andiamo a cercare nel layout, se non sbaglio. No, in realtà forse è nei component. I component, la nav, navs, faccio più grande. E
cerchiamo di dire, facciamo prima e cerchiamo dunque RSM, no? SM expand. Bisogna mettersi lì con tanta pazienza e andare a vedere dove sono definite queste. Ok, navbar SCSS. Ecco, SCSS è una cosa interna di Bootstrap. Non. Ok, SM, però SM ci suggerisce che quella questione dei breakpoint. Quindi non sono qui dentro, ma sono. Non mi sembra che. Quindi qui vi fa vedere come usare la navbar, però diciamo ci sono dei concetti comuni che dovrebbero essere, credo, nel layout. Proviamo. Faccio proprio come dovreste fare. Dove ci ha portati? Dobbiamo andare a cercare. Adesso veniamo a quello che ha scritto il vostro collega sulla chat. Adesso non trovo più dove separa i breakpoint. Comunque SM è uno di quelle dimensioni del breakpoint e ce n'erano 5 predefinite in Bootstrap. Ecco, vedete, per esempio qui c'è un navbar expand LG che dipende nel momento in cui vedete una di queste classi è molto probabile che esistano tutte le varie corrispondenti. Nel momento in cui sapete che LG, SM e tutti questi valori, no, sono quelli che sono relativi ai breakpoint, capite che quello è un'indicazione su come gestire la navbar nel momento in cui ridimensionate utilizzando. Cioè volete un comportamento diverso nel momento in cui si cambia la dimensione. Quindi questi Bootstrap breakpoints CSS. Volevo vedere se c'era. Ecco, vabbè, escono direttamente qui. Non è il sito di Bootstrap, ma non fa niente. Quindi SM, ecco. Non mi veniva più, cos'era? 576 LG, quindi queste diciamo 5 sigle, se le mantenete in mente, vi devo subito suggerire che quello che c'è scritto è qualcosa relativo al ridimensionamento. E poi fate delle prove ridimensionando e vedere se ha successo. Background success. Alert, info, eccetera, sono tutti dei modi, diciamo, sostanzialmente per dare un colore diverso alle cose. Quindi Bootstrap, mettiamo pure su Google, tanto è il modo in cui facciamo prima e fate prima anche voi. Quindi vedete che sostanzialmente è il modo success è quello verde. E quindi fa in modo di avere il verde, perché ci piaceva il verde, avreste voluto fare qualcos'altro, però probabilmente nel sito, vabbè, o fate un tema in cui specificate i vostri colori, oppure partite da uno di questi temi, avreste potuto farlo blu se vi piaceva, magari primary per dire, va benissimo, fa lo stesso. Ok, vengo alle domande sul sito. E poi fixed top. Tra l'altro qui vedete che c'è l'indicazione del fatto che questo è stato inserito come un flex, quindi come layout sta usando il Flexbox Model. Quindi questo
tra l'altro ci consente di abilitarlo o disabilitarlo. E quindi questa è una questione di layout, e quindi fix e top sostanzialmente ci consente di portarlo in cima. Do un'occhiata anche alle domande che sono in chat. Io ho usato per l'add new task un button type button class button primary round circle custom add task. Ok. Che quindi dovrebbe consentirci di fare una cosa simile a quella che abbiamo fatto qua, no? Quindi dove è andata? Da qualche parte abbiamo quel bottone. Il bottone in basso a destra, il vostro collega sta parlando del bottone in basso a destra, che è questo qui, ed è il collega che ha fatto la domanda prima, che diceva se uso il mio CSS non me lo prende. Detto, riassunto in maniera molto molto grezza. Facciamo così, così facciamo prima a trovarlo, e non dobbiamo andarcela a cercare faticando nell'albero del DOM. Quindi fixed right bottom è la stessa cosa che è stata fatta qui, e mi sembra che il fixed right bottom è nel nostro custom CSS. Quindi dovrebbe funzionare. Quindi è molto strano che non funzioni. In realtà non viene applicato ispezionando nel browser l'attributo CSS definito da me è sbarrato. È sbarrato perché evidentemente c'è un'altra regola che quando sono sbarrati, come in questo caso, c'è un'altra regola che va a sovrascrivere questa sua regola. E quindi bisogna andare a capire qual è la regola che si applica. E questa è una delle cose difficili. Prendiamo pure questo. Ok, quindi in realtà, come avete visto, è strano che sia sbarrato. Vuol dire che c'è qualcosa sopra che fa sì che non, no? Perché questo qui è l'ordine, diciamo, col quale adesso qui abbiamo Firefox interpreta il CSS. E quindi, siccome noi abbiamo definito il nostro border radius, lui tutti i border radius che vede prima, per esempio nelle classi di Bootstrap, bottone di Bootstrap, dovrebbero essere sovrascritti dalla regola che mettiamo noi. Però la classe deve essere l'ultima, e il CSS deve essere caricato dopo quello di Bootstrap. Quindi, nell'head, faccio attenzione. Che il CSS deve essere dopo quello di Bootstrap. Quindi definisce un background color che in realtà non viene applicato. Ecco, il background color bisogna sempre fare attenzione, perché il background ci sono certe proprietà del CSS che non è detto che si possano applicare a tutti i sottoelementi, perché ogni tanto diciamo non ha senso, bisogna andare a verificare sulla documentazione. Adesso background color, non so, penso che si possa applicare, però per esempio background image è una di quelle proprietà a cui bisogna fare attenzione. C'è scritto nella documentazione, se cercate in rete CSS, se è diciamo una proprietà che viene ereditata, e quindi di fatto la possiamo settare per ogni elemento oppure no. Ha una domanda sempre sul laboratorio 2, come posizionare il bottone in basso a destra. Bootstrap ci fornisce le classi float right, float e fixed bottom, che però combinate non hanno dato il risultato che mi aspettavo. Assegnando la classe float right e poi del CSS position fixed, ci sono riuscito, però non capisco perché non vadano bene le classi di Bootstrap. In realtà penso che non vadano bene le classi di Bootstrap perché è vero che c'è float right. Il Bootstrap, diciamo che ragiona su questa
su questo sistema a 12 colonne. Quindi se cominciamo a mischiare meccanismi di layout differenti, rischiamo di avere dei problemi. E appunto succede che magari per qualche motivazione che a noi è un po' oscura, se non andiamo a guardare tutto il codice CSS di Bootstrap, che ovviamente non abbiamo voglia di fare, magari appunto lei mette float right e poi in qualche angolo da qualche parte nella documentazione c'è scritto che magari c'è un'altra proprietà che ha priorità su quella e non viene, e quella di fatto non ha effetto. Quindi diciamo che per queste cose singole, come è stato il bottone in questo esempio, possiamo provare a posizionarlo noi. Cose singole, piccole, che non abbiano necessità di avere troppo codice CSS. Se no, allora a questo punto ci conviene provare a posizionarlo noi. Magari non sarà proprio nell'angolo in basso a destra, magari lo posizioniamo nella dodicesima colonna, visto che stiamo usando il layout a colonne, e ci accontentiamo, diciamo, di questo risultato. Non è che in questo corso vogliamo diventare dei maestri di Bootstrap né dei maestri di HTML e così via, perché non è lo scopo del corso. Diciamo che vogliamo essere in grado di usarlo per ottenere più o meno quello che vogliamo, senza esagerare, nel senso che appunto se abbiamo gli elementi gestiti nella maniera che ci richiede l'esercizio, con layout che ci richiede l'esercizio, diciamo un layout ragionevole, diciamo che ci possiamo accontentare, e tutto il resto è comunque, diciamo, approfondimento che, come in ogni corso, si può fare ed è lasciato, diciamo, alla propria volontà. Quindi Bootstrap è un progetto, ormai avete visto, versione 4, all'inizio erano, diciamo, po poche classi, mettiamola così, e poi è diventata una cosa sempre più complicata, e quindi non è che possiamo pensare che appunto in un'ora e mezza, ma anche in 3 ore, 4 ore abbiamo imparato a usare tutto Bootstrap. Quindi ci sarà sempre dei casi in cui c'è qualcosa che non funziona e dobbiamo, diciamo, ingegnarci per risolverlo. Al nostro livello, che è il primo anno di laurea magistrale in ingegneria informatica, se c'è qualcosa che non va, proviamo ad andare in giro in rete a vedere, a mettere appunto float right, not working, bootstrap, qualcosa di questo tipo, e magari troviamo un'indicazione che ci dice: no, guarda, funziona, ma solo se hai fatto così, oppure funziona solo in questo caso, ma non nel layout che stai usando tu, e così via. Ok, checkbox rosso, adesso lo andiamo a vedere. Ok, quindi andiamo. Questo è il checkbook rosso, è stata, diciamo, un'idea dei nostri collaboratori, ma secondo me è anche utile, nel senso che così si capisce che ogni tanto per ottenere il risultato che vogliamo non è che c'è sempre la classe Bootstrap, diciamo, che ci risolve il problema. Andiamo a vederlo. Quindi, prima di tutto, che so, peschiamo. Questo sì, questo qui è quello che diventa rosso. Sì, ok. Bene. Quindi andiamo a pescarlo. Ok, quindi questo ha un ID che è tutta la, un div, scusate, che è tutta la riga. Che vedete che diciamo è stato gestito con classi di Bootstrap, quindi ci dà un flex, che è quel modo di disporre gli elementi all'interno, quindi all'interno del div, che è ciò che è evidenziato qui, non posso muovermi col mouse perché se no non si vede più,
disponiamo gli elementi secondo gli outflex con justify content, cioè i tre elementi che ci sono all'interno, che sono l'input, la label e la span. Sostanzialmente vanno a disporsi in maniera equispaziata. Questo bisogna andarsi a cercare cosa vuol dire justify content between. E poi abbiamo questa anzi, scusate, in realtà ho detto una cosa non corretta. I due elementi, perché sono due, no? Quindi c'è il div e poi c'è la data. E poi abbiamo l'input. E l'input è questa checkbox, quindi un input type checkbox, che è quella che ci fa apparire una cosa da cliccare. A cui abbiamo applicato custom control input e important, no? Quindi questi dovrebbero essere nel nostro CSS. In realtà questa però non è la soluzione che voi avete, vero? Quindi sarebbe bene invece prendere la soluzione che avete voi. Magari Alberto ha cambiato qualcosa, non ha fatta. Ecco, questa è la soluzione che avete voi. Così andiamo a vedere quella che c'è proprio sul Git. Per questo che mi ricordavo diverso. Questa è quella rossa, vero? Sì. Ok. Quindi, ok, così almeno siamo sicuri che sia allineato. Va bene, la stessa. Quindi, custom control input e important. Andiamo ad aprire anche il CSS, lo faccio qui dentro. Custom CSS. Quindi sostanzialmente queste sono le tre regole che sono state usate per ottenere l'effetto della checkbox, no? Qui a dire la verità non è che c'è tanto da dire, ah, avrei potuto farlo anche io. Più che cercare in rete e vedere se qualcuno aveva trovato una soluzione al fatto che non possiamo di fatto andare a mettere un background color a una checkbox, non è che potevamo fare. Quindi è vero, potevamo ingegnarci, per carità, qualcuno a forza di ingegnarsi ha trovato questa soluzione. Però, appunto, possiamo provare a interpretarla. Quindi, questa è la classe che interessa a noi, quindi c'è un custom control input. Diciamo se all'important, quindi se andiamo qui su questa è stato messo l'important, mentre sulle altre no, se non sbaglio. Quindi queste sono quelle classiche, andiamo a vederle, non c'era l'important, quindi input. Qui non c'è l'important, quindi non prenderà la proprietà, diciamo così, del rosso, ma è quella standard, quella che viene fuori da Bootstrap standard. Quindi su questa che ha l'important c'è, si applica la regola nostra. Quindi abbiamo detto una custom checkbox che dentro ha custom control input important.
E qui abbiamo, diciamo, fatto sostanzialmente le tre regole che ci servono a gestire i vari stati. Quindi, fondamentalmente c'è lo stato normale, c'è lo stato checked e c'è lo stato focus. Quindi, perché non è stato modificato lo stile solo della classe important? Dunque, perché fondamentalmente dovrebbe essere che la l'input type uguale checkbox non ha la proprietà. E quindi di fatto andiamo a verificare. Sì, quindi diciamo di applicare uno stile ad una combinazione di classi. Sì, e di fatto, per come poi funziona il meccanismo di layout del browser, va a finire che lo applichiamo anche all'elemento che è contenuto. Quindi, input type checkbox. Background scrivo piccolo, ma poi quando troviamo ingrandisco. Quindi vedete, tra l'altro, la prima cosa che ci viene fuori: auto check background color in un input checkbox. E quindi non riesce. Quindi bisogna usare questo meccanismo come ci suggeriscono. Quindi di fatto che qui, come dire, sarebbe stato molto più facile se ci fosse stata direttamente la proprietà e chiuso. Però non c'è. E quindi bisogna ingegnarsi in questa maniera. E non c'è tanto altro che possiamo fare. Quindi, no, qua, sì. Quindi nel momento in cui possiamo mettere non è mai un gran sito, però diciamo per queste cose dovrebbe andare bene. CSS input checkbox. Dove andate a vedere l'input. Potete mettere, però non c'è un esempio che vi dà il background. In realtà pensavo che ci fossero almeno. Allora dobbiamo andare a fare così: CSS reference input sbagliato a scrivere. Questo di nuovo ecco, forse questo, vabbè, però questo è CSS Tricks e non è la documentazione ufficiale. Dobbiamo andare a cercare CSS, cercare nel CSS. Dovremmo averla da qualche parte. Quello che sto cercando è, vi
Visto che c'è anche la tilde, sì, la tilde è diciamo uno dei meccanismi diciamo, avanzati utilizzabili nei selettori del CSS. Quindi adesso momento mi sfugge, ma vado a recuperarlo sulle slide. Quindi dunque, il CSS. Abbiamo il selettore con la tilde. Quindi se S2 viene dopo S1, quindi il tilde che abbiamo qua. No, nel CSS. Questo scritto dopo viene dopo quello scritto prima. Il custom control label, o meglio, viene dopo, nel senso questo è il meccanismo di selezione, quindi il meccanismo che decide, diciamo, a cosa si applica la regola, tutta insieme. Questo selettore, quindi custom control label, viene dopo custom control input. Quindi di fatto sto dicendo con questa regola, cerchiamo di interpretare. Allora, c'è un elemento in HTML che ha come class custom control input e important, no? L'important ci serve perché sono solo le important che vogliamo fare rosso. È stato messo checked, ok? Allora abbiamo questa checkbox. Checked, no? Qualcuno l'ha cliccato. All'elemento selezionato da questa regola, che è la label, ma in realtà prima, quindi l'elemento prima della label, tilde vuole semplicemente dire questo che viene subito dopo questo selezionato, selezionato qui, applichiamo questo stile. Perché non possiamo fare questa operazione direttamente sulla checkbox. Ok? E quindi quindi tilde vuol dire è successivo nell'albero del DOM, cioè non è il figlio, perché altrimenti avremmo messo al maggiore, per esempio. È allo stesso livello dove è andato vedete che è successivo nell'albero del DOM, cioè allo stesso livello. Quindi il tilde dice è successivo. Quindi vai sull'elemento precedente e applica background. Mi rendo conto che, come scriveva un vostro collega l'altra volta l'ha chiamato magheggio e vabbè, forse ha ragione, però nel momento in cui non abbiamo altri modi più che andare a vedere, per prima cosa io direi, come tutti gli ingegneri informatici siamo un po' pigri, quindi vediamo prima di tutto se qualcun altro ha risolto il problema per noi. Se l'ha fatto, bene, cerchiamo di capire la soluzione, di applicarla, vedere se funziona, e se funziona, diciamo, e non è, diciamo, qualcosa che ci stravolge tutto il nostro codice, proviamo ad usarla. Non diventerei però solo matto su questa cosa qua, perché diciamo, se noi diamo diciamo, degli esempi che si fanno in 5 minuti usando quattro classi banali di Bootstrap, alla fine diciamo non stimoliamo neanche un po' di approfondimento da parte di chi segue il corso, no? Tra l'altro ricordate che in teoria ogni credito di lezione corrisponde a 25 ore, quindi sono 10 di ore frontali, ma sono anche 15 di studio personale. In quelle 15 di studio personale, che vabbè, magari purtroppo ogni tanto aumentano,
potete andare a fare queste cose, cioè andare a provare per conto vostro, eccetera. E non è solo. Noi facciamo 60 ore tra, almeno in teoria faremo 60 ore tra lezioni e laboratori. Però ci sono, dunque, cosa sono? 90 ore di studio vostro personale, quindi come linea di massima. Questo vale per tutti i corsi. E quindi in queste 90 ore potete provare a andare a studiarvi queste cose e poi chiaramente venire a chiedere aiuto nel momento in cui c'è bisogno, e c'è qualcosa che non è chiaro, eccetera. Io ci tengo soprattutto che sappiate usare le classi di base, di Bootstrap, come per esempio quella che dice il vostro collega. Non è ben chiaro il funzionamento del pulsante che si vede solo sulla versione mobile. Quindi proviamo ad andare a fare questo ridimensionamento, vediamo prima di tutto che funzioni. Spero di non averlo chiuso. Che funzioni. Chiudo un po' di finestre. Che funzioni anche in questa modalità un po' particolare. Allora, chiudo l'inspector, così vediamo cosa succede. Il vostro collega dice: io ho fatto. Work, non riesco a ridimensionare bene questa finestra. Dunque, dice, io ho fatto, avete fatto anzi, questo meccanismo per cui ad un certo punto compare il bottone, il pulsante, l'ha chiamato pulsante, che è quello che succede sull'interfaccia, diciamo, mobile perché è molto stretta, no? Come l'ho fatto diventare adesso. Ad un certo punto, se allargo, automaticamente viene fuori. Questo è stato ottenuto tutto tramite Bootstrap, che già ha questa, diciamo, funzionalità a disposizione nel momento in cui usate le classi corrette. Quindi di nuovo apriamo l'inspector. Quindi questo andiamo a prenderci pure il perché non si schiaccia. Ok, questo è il bottone. Beh, in realtà, dunque, questo è un SVG. SVG non l'abbiamo detto in maniera così esplicita. È semplicemente una maniera di inserire inline dei contenuti che sono nelle immagini rappresentate in una sequenza di segmenti, dritti, curvi e così via. Diciamo che è l'equivalente di una image, però è riscalabile. Tra l'altro, ecco, questo non è che se l'è sognato dal nulla Luigi o chi ha fatto questa pagina. Di nuovo sulle pagine di Bootstrap spesso ci sono dei suggerimenti su come fare queste icone, mi sembra, forse su tutti i siti, da qualche parte ci sono, no, ci sono, andiamo a cercare il nome di questo così, questo era Be Checked All, no? Se voi mettete Be Checked All, bisogna prendere un attimo la mano, chiaramente, Be Checked All. All. Poi arriviamo alla questione del ridimensionamento. Me l'ha preso, B checked. Ogni tanto su Google si fa prima, guardate. Bootstrap. Dovrebbe esserci l'immaginina. Non l'ha presa da Bootstrap, allora. Adesso non. Icons, sì, bravo. Solo che dunque adesso me l'ha aperta nell'altro browser. Grazie. La vostra collega, giusto, suggerisce, sì, queste icons che sono già fatte pronte per essere incollate in SVG, quindi non avete
neanche bisogno di andare. Perché non me le fa vedere? Questo vabbè, la diretta è sempre così, non troviamo. Non l'ho trovato. È lo stesso modo con cui sono state fatte quelle icone, questa qui, la persona e così via. Quindi la persona l'avevo cercata e c'era. Vabbè, proviamo. Be Person Square, tanto per trovarla. Poi arriviamo a questa questione che mi ha chiesto. Person. Oh, ecco. Ok, la stessa. C'è solo da prendere questo e far copia e incolla. Quindi è come dire, è un'immagine vettoriale, quindi di cui sono definiti, è definito il contenuto tramite una serie di linee curve e così via. E fate copia e incolla e finito. Adesso come c'è questa, ci saranno le A. No, non ci sono. Vabbè, insomma, bisogna andarsela a cercare. Ok, e quindi da qualche parte penso ci sarà anche quell'altra. Comunque, diciamo, quella lì è solo l'iconina. A noi interessava capire che cosa succede, come chiedeva il vostro collega, quando andiamo a ridimensionare. Quindi, allora, appurato che quella è solo l'iconina. Dobbiamo andare a capire qual è l'elemento che è stato usato. No, questo non c'entra. Siamo non perdiamo mai il punto nell'albero, se no non ci capiamo più niente. Dunque, è stato usato questo meccanismo. Che di fatto un button che è collapsed e quindi diciamo all'inizio no, in realtà ha questo attributo particolare che è collapse, che dovremmo ritrovare da qualche altra parte. Ah no, scusate, il target, left sidebar. Quindi c'è la left sidebar, quindi da qualche parte abbiamo left sidebar. Quindi dobbiamo trovare questo left sidebar. ID uguale ah, perché mi cerca solo lì dentro, left sidebar. Vedete, questa è la left sidebar a cui è stato assegnato un ID. Quindi è stato assegnato un ID perché perché così lo possiamo agganciare da questo button. Che è stato fatto di classe navbar toggler. E sto navbar toggler. Cerchiamo su Google, se no non finiamo più qui. Sempre se andate in Bootstrap. Questa è una cosa molto comune, quindi Bootstrap navbar toggler. È proprio il bottoncino che si comporta, ecco,
che si comporta nella maniera che vogliamo noi, no? Da usare con, diciamo, con questi meccanismi, per questi meccanismi che prevedono il toggling, no? Cioè il fatto che a seconda della dimensione si trasforma in una cosa piuttosto che un'altra. E quindi dobbiamo andare a vedere come funzionano questi meccanismi. Quindi vedete, c'è proprio l'esempio sostanzialmente uguale. Button, NavBatTogler. Vabbè, type button va bene. Dat target, target è ciò che vogliamo far collassare, cioè sparire. E vedete che anche qui abbiamo messo un ID che è stato agganciato con la sintassi tipo CSS, con questo attributo, che è lo stesso che avevamo, data target. Poi il resto l'ha fatto Bootstrap, nel senso che, come vedete che c'è un evento attaccato, ma noi non abbiamo scritto nessun codice per fare gestione degli eventi, no? In questa pagina, questo è il laboratorio 2, non avete ancora scritto una riga di JavaScript. Questo è il JavaScript che è importato da Bootstrap e che gli serve proprio per far funzionare questi comportamenti. Diciamo che nel JavaScript importato da Bootstrap, Bootstrap andrà a cercare se ci sono questo, semplificando un po', se c'è questo attributo data target. Se c'è, allora andrà a vedere le dimensioni. Una volta che la dimensione va al di sotto di un certo valore, che da qualche parte dovremmo anche avere definito, forse c'è un valore di default comunque, va a collassare, cioè di fatto a far sparire dalla visualizzazione questa left sidebar, che però compare nel momento in cui premiamo poi su quel bottone. Quindi è fatto tutto automaticamente da Bootstrap. L'importante è solo che, numero uno, sappiamo che c'è. So che voi mi dite, vabbè, voi lo sapete, io no, però diciamo che appunto cerchiamo di imparare le cose per i comportamenti più comuni e tra l'altro sperimentate, diciamo, quando usate una qualsiasi applicazione, no? Adesso questa è un'applicazione web, però quando vedete un sito su un dispositivo mobile, uno smartphone, vi accorgete che ogni tanto il menu ha quella forma delle tre righe, il menu hamburger. L'altra volta ho cambiato sandwich per sbaglio, vabbè. Che appunto sono quelle tre righe orizzontali che premuto fa venire fuori un menu. Quindi possiamo chiederci se è possibile fare una cosa di questo tipo e mettete, non so, bootstrap hamburger, strap hamburger, hamburger menu, e di nuovo andate a diciamo ad avere almeno una prima indicazione, no? Da dove partire. Per cercare di capire, forse nella navbar, forse magari appunto c'è un toggling. Toggle è il cambio, diciamo, da uno stato all'altro e viceversa, quindi tra due stati. E beh, allora posso andare a vedere, vado a vedere l'esempio, faccio una prova con l'esempio. Adesso penso che dovremmo poterlo fare. La vedete che la navbar è diventata col bottoncino, qui a destra, non a sinistra, va bene. Ah, allora questo è l'esempio che mi interessa. Vado a studiare il codice, no? Vado a studiare il codice e cerco di capire come funziona. Diciamo che appunto dovreste riuscire a capire che c'è appunto questo button che ha un target. Cosa fa? Nel momento in cui diventa troppo piccolo, quindi collapse, fa sparire, e così via. Ok? Quindi diciamo che da questi esempi, e se non bastano questi esempi, potete
provare a cercare un po' su internet e trovate magari qualcuno che vi dice qualcosa in più. Questa guida forse è un po' sintetica, però avete un punto di partenza da cui iniziare a fare questo lavoro. Ok. Ah, ecco, attenzione che poi c'è del resto da vedere. E non dimenticatevi i pezzi. Va bene. Quindi c'è un'altra domanda che in realtà è su una cosa completamente diversa. Volevo chiedere una domanda sulla parte JavaScript. Non mi è chiara la differenza tra fare function then e fare x e wait function. In realtà, dunque, questo si riferisce alla lezione che abbiamo messo ieri sera, quindi magari non tutti l'hanno già vista, quindi sul JavaScript asincrono. In realtà non c'è nessuna differenza, nel senso è una questione di come scriviamo il codice. Visualizziamo, cioè il codice è scritto in una maniera più o meno leggibile, no? Quindi nel momento in cui la function ritorna una promise, se noi usiamo then o usiamo le wait function, fa lo stesso. Diciamo che con la then, siccome poi possiamo concatenare un catch, è più semplice gestire il caso dell'errore, no? Perché basta scrivere punto .catch dopo il punto then e abbiamo subito la gestione dell'errore. Però possiamo farlo anche con la wait, l'unica accortezza che dobbiamo avere è che l'errore ci viene lanciato e quindi dobbiamo mettere un catch, nel senso di try catch, come nei linguaggi Java e anche JavaScript supporta try catch, e dobbiamo gestirci il codice nella catch. Quindi questa è la differenza dal punto di vista pratico, però dal punto di vista, diciamo, di come funziona uguale identico. E nel momento che chiamiamo then si ferma il codice, nel senso che aspetta che la promise sia risolta, e nel momento in cui chiamiamo wait function, di nuovo aspetta che la promise implicita che ci ritorna la fa o esplicita che ci ritorna la function deve essere risolta. Quindi sostanzialmente è la stessa cosa. Se invece uso la promise all, non mi è chiaro come prendere i diversi valori di ritorno delle funzioni. Sì, questo in effetti mi sono accorto anche vedendo poi dando un'occhiata alla lezione in inglese, non l'ho specificato. Apriamo le slide. Quindi dovremmo avere le slide. Video application. Ok. Ecco, questa è la slide. Nel momento in cui abbiamo il promise all, then results. Results non è un result, è un array di tutti i valori ritornati dalle varie promise. E quindi io so che avevo fatto un array con, diciamo che so, tre funzioni che ritornavano tre promise, quindi la prima casella dell'array c'era la prima funzione che ritornava la promise, eccetera. E mi ritroverò i valori ritornati dalle promise nelle stesse posizioni nell'array, questo results. E quindi, vabbè, qui ho fatto console log, però posso fare qualsiasi cosa. Passarlo ad un'altra funzione, passarla. Quindi sia promises che results sono array di promises. Sì. L'unica cosa che, sì, magari i promises in realtà è un array di riferimento delle funzioni che ritornano delle promise. Mentre i results magari sono direttamente delle promise. No, scusa, non i results. I results sono i valori, diciamo, delle promise che sono stati fulfilled, quindi che hanno avuto successo. Poi quello che ritorna il then è la promise perché lo possiamo concatenare col resto. Bisognerà prenderci un pochino la mano a questi meccanismi.
però è indispensabile capirli perché se vogliamo scrivere del codice efficiente parallelo che usi le funzionalità sincrone di JavaScript come il codice moderno, dobbiamo capirli e dobbiamo prenderci la mano. Faremo esercizi su queste cose a un certo punto. Ok, grazie per la domanda che ci ha consentito di precisare una cosa che in effetti avevo lasciato indietro nella lezione videoregistrata. Se ci sono questioni soprattutto relative alla lezione appunto sui alla lezione 3, no, come si chiama la lezione? Sì, quella di, no, questo è il laboratorio, browse, ecco, soprattutto soprattutto a questo blocco di slide, che è quello che serve per i laboratori di domani. No, mi è andato in pieno schermo, spero. You are now muted. You are now unmuted. Dunque spero che continuate a sentirmi. Dopo ho schiacciato il bottone in pieno schermo sullo schermo sbagliato. Ma dovremmo recuperare. Quindi se c'è qualcosa da capire su questo, mi raccomando chiedete. Quindi ci sarà, a un certo punto qualcuno aveva detto come facciamo a costruirci tutto a mano nel laboratorio. In effetti vi suggerisco di non costruire tutto a mano. Provate a fare un elemento scritto in HTML, già fatto, e poi magari lo mettete hidden, in maniera che non compaia, e poi lo clonate, lo personalizzate e lo fate diventare visibile. Clonate, personalizzate e fate diventare visibile. Personalizzate vuol dire aggiungiamo le classi che ci servono. Quindi, che so, se è importante, class list add important. Ovviamente prendendo l'elemento corretto, quindi se andate sull'element che avete clonato, andate a recuperare con, che so, la funzione che recupera un elemento tramite selettore, che so, andate a prendere la input e poi aggiungete, fate classList add important, l'avete fatto diventare rossa e così via. Ok, questo è un pezzo, partire dall'array di dati che per ora abbiamo ancora fisso nel JavaScript e creare la pagina dinamicamente. Non so che livello siano. 2D annidati, ok. Quindi andiamo a vedere quello che chiede il vostro collega. Ho visto, sono in questo istante. Quindi, scusate, è la prima volta che uso il doppio schermo e quindi pensavo che si potesse condividere il secondo schermo, ma non si riesce a condividere per intero. Per intero da solo. Quindi ogni volta devo ricondividere. Se noi andiamo a vedere com'è fatta la pagina, adesso ricondivido il browser. Quindi diciamo che abbiamo questa è una possibile soluzione, come sempre, perché i temi di programmazione possono essere risolti in tante maniere diverse. Diciamo che abbiamo uno di questi elementi nascosti che contiene tutto il necessario. Quindi prendiamo il secondo contiene tutto il necessario, no? Ci sono al massimo 4,
cioè 5 elementi che possono comparire: la checkbox, nome, questo cos'era, progetto, fatto che è condiviso, e la data, la scadenza. Prendiamo questo e lo cloniamo. Quindi il vostro collega diceva: vabbè, io lo clono, però poi come faccio ad accedere agli elementi? Allora, andiamo a prenderlo. Quindi l'ho clonato. Diciamo che ho clonato lì, no? Che è l'elemento massimo di livello superiore. Come faccio ad accedere a ciò che c'è dentro? Per accedere a ciò che c'è dentro usiamo i vari metodi che abbiamo visto nelle slide. Quindi, per esempio, vi dicevo, c'è il selettore, c'è quello che vi dà il selettore, la possibilità di usare il selettore CSS. Tanto per dirne una, per fare un esempio, adesso per dirvi il nome esatto, prima che me lo scordi, lo cerco, prima che dica una cosa sbagliata, lo cerco, che era, solo perché se lo faccio a video vi devo ricondividere un'altra finestra e non finiamo più. Quindi abbiamo, dove era quello del... Ecco, query selector, no? Quindi, guardate, qui sotto abbiamo... dove è la console? C'è un pure che abbiamo la... No, però era la console anche questa, no? Quindi, diciamo che abbiamo un elemento, su cui ovviamente metteremo un... ID uguale a qualcosa, no? Perché se no veniamo matti. ID uguale, diciamo, template, my template. Ok, vabbè, me la sono spostato prima. Quindi, let template uguale, document get element by id my template, e questo è il template, quella lì, e quindi possiamo clonarlo, quindi avevamo il metodo per clonarlo, quindi let new template uguale template clone node true, perché vogliamo clonare tutti i sottonodi. Quindi abbiamo new template che è il nuovo elemento, che ovviamente non è da nessuna parte, perché finché non l'appendiamo nel DOM vero, cioè qui sopra, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Il vostro collega ci chiedeva, come facciamo ad andare a recuperare, che so, l'elemento, non so, la label, no? Allora, dobbiamo avere in mente prima di tutto come è fatto, no? Vabbè, sono due divani dati, però poi dentro c'è un input, una label e uno span, no? Se noi andiamo a prendere let label, diciamo new label uguale, avevamo il new template, no, query selector 1, tanto ne abbiamo solo uno, va bene così, query selector, e dunque si chiama label. New label, questa, no? Abbiamo la label. New label, punto, text, no, com'era? Inner text, uguale, non so, study application, web application 1. Ok?
Questa era la label di prima. No, qui non me la fa più vedere. Vabbè, pazienza. Facciamo un po' di posto, tanto adesso ci interessa qui sotto. E quindi la new label sarà così, avrà dentro il suo testo che è Study AV1, no? Quindi studiamo, questo è il nome. Ok, l'abbiamo personalizzato. Ovviamente potete fare la stessa operazione per i vari elementi, no? Se c'è un progetto, lo cambiate, lo togliete, lo mettete non visibile, fate quello che volete, no? Una volta che avete finito, andiamo ad appenderlo alla lista. Quindi dobbiamo avere un gancio. Una delle maniere possibili è mettersi un ID qui, semplicemente per la comodità. Devo fare attenzione a non toccare cose, poi non so come andare a riprendere. Ok. Adesso qui stiamo facendo le prove direttamente nel browser, poi chiaramente questa cosa che scriviamo sotto la dovete mettere nel vostro codice JavaScript. Quindi ID, che so, questa era my task list. Metto gli ID, ma semplicemente per una questione di comodità, perché così faccio task let task list uguale dunque document get element by ID e my task list, e a questo punto faccio, per esempio, questo ovviamente basta farlo all'inizio del documento, una volta, no? Nel momento in cui ce l'abbiamo, possiamo fare append child, e dunque l'abbiamo chiamato new template, però qualcosa di questo tipo. Ecco che spunta e c'ho scritto dentro quello che volevo io. Ho usato come template quello di sopra, vabbè, adesso perché era già fatto, se no stiamo qui mezz'ora a scrivere codice, no? Però è quello che potete fare tranquillamente voi nel codice JavaScript. Nel caso si aggiungessero altre label di seguito, bisogna per forza usare un selettore di classe. No, diciamo, il selettore di classe è perché mi veniva comodo, perché se no, se non ho il selettore di classe, devo usare un'altra maniera per andare a recuperarmi l'elemento, no? Qui sono fortunato che uno è un input, uno è un label, uno è uno span. Se fossero stati tre span, mi mettevo tre ID. Anzi, più che tre ID più che altro erano tre classi, perché l'ID deve essere unico, no? Quindi l'ID ha senso metterlo su un elemento che è unico nella pagina. Mi mettevo una classe, tipo. E qui, beh, qui in realtà c'erano già, quindi potevo usare anche direttamente le classi. Quindi una volta che ho l'identificativo del mio li che agisce da template, no? Posso usare selector usando la classe. Quindi anziché scrivere come ho scritto label, scrivevo punto custom control label. Ok? Quindi sopra. Se ottenevo la label, dov'è che l'ho ottenuta? Mi sa che è andata sotto. No, query selector, ecco, label. Io qui avrei potuto scrivere punto custom control label e usavo il class. Se erano tutti elementi dello stesso. Cioè, se erano lo stesso tag HTML, potevo tranquillamente usare un selettore di classe. L'idea, sì, diciamo, in generale, non è, il vostro collega scrive per forza un selettore di classe. Diciamo che è la cosa naturale, no? La classe è quella che dà lo stile al contenuto. Se ci sono tre label di seguito, probabilmente hanno tre significati semantici diversi. Siccome non è che ho label 1, label 2, label 3, se no. Non avrebbe neanche senso averle, sono tutte label. Il significato semantico glielo diamo con l'attributo class, che tra l'altro poi ci viene anche comodo perché poi possiamo agganciarlo e dargli anche uno stile se vogliamo, perché lo stile dipende anche dalla semantica, no? Perché tipo il progetto vogliamo farlo.
vogliamo farlo appunto colorato così, eccetera. Invece il nome lo vogliamo fare scritto normale e così via, la data più piccola e tutto quanto. Quindi questo che abbiamo provato a fare qui live è proprio, diciamo, quello che dovete provare a fare voi nel laboratorio. Nel laboratorio, adesso vi condivido, per esempio, il Visual Studio, quello che guardavamo prima. Quindi, guardavamo all'inizio. Quindi qui avete il file HTML, questo è l'HTML che potete andare a prendere dal GitHub se volete, o prendete il vostro che avete fatto, va bene. E aggiungiamo un pezzettino in fondo, abbiamo detto alla lezione. Nella lezione, vabbè, mettiamo lo script SRC in fondo. Se volete metterlo nell'header col defer, va bene lo stesso. Fa lo stesso. Tanto per semplificare, qui abbiamo messo in fondo, che è la cosa più facile. E poi scrivete il vostro JavaScript. Il vostro JavaScript verrà caricato e fa quelle azioni che avete visto prima, che ho fatto direttamente nella console. Chiaramente da qualche parte faremo attenzione e se non c'è già un ID dove ci serve ce lo mettiamo, perché così con un semplice getElementById ci andiamo a recuperare l'elemento e possiamo poi appendere le cose. No, dunque questi erano i filtri. In realtà qui main content all, e qui in realtà penso che questa soluzione l'abbia fatta creando gli elementi a mano in JavaScript, quindi un po' più macchinoso. Però possiamo avere un template nascosto, si può fare tranquillamente. Sono due approcci differenti. Questo che vediamo poi, beh, vediamo, in realtà lo dovete fare domani. Diciamo abbiamo il nostro array di tasks che, come abbiamo detto, ce lo inseriamo in JavaScript fisso e non andiamo a recuperarlo da nessuna parte. Poi più avanti nel corso impareremo ad andarlo a recuperare dal server. E poi da qualche parte, ecco, qui si è scritto tutto il codice per, dico si è scritto perché non l'ho scritto io, si è scritto Alberto che collabora con l'altro corso, si è scritto tutto il codice per crearsi gli elementi. Quindi l'elemento o c'è già e noi abbiamo fatto clone dalla console, oppure ho fatto un create element lì. Gli date un ID, magari, che poi viene comodo, mettete le varie classi, no? Custom control, custom check, di fatto replicate tutto quello che fate, mettete tutto in una funzione in maniera che chiamiamo la funzione, non è che ci riscriviamo il codice n volte, questo però è scontato per voi che siete a questo livello di programmazione, e quindi di fatto stiamo creando tutto quanto, no? Si è fatto lì, si fa l'append child sui div, e tutto quanto ha fatto da codice ciò che dovrebbe uscire. Un'opzione differente è, diciamo, scrivere il codice sull'elemento più esterno, quindi crearsi un lì, e poi fare lì.inner.html e scriversi tutta la riga di codice HTML. Non è il massimo, secondo me, dal punto di vista della leggibilità, del codice. Anche questo, per la verità, forse non è il massimo, nel senso che, appunto, nel momento in cui cambiamo qualcosa in HTML, poi dobbiamo ricordarci di cambiarlo in JavaScript. Quindi, l'importante è però che capiamo, i vantaggi e svantaggi delle varie soluzioni. Farsi tutto a mano in JavaScript è un po' lungo, si può fare. E ci fa capire che JavaScript può fare tutto quello che vuole su questo albero del DOM. Clonare è un approccio differente, si può fare, però ci rimane il template nel codice HTML che magari è visibile all'utente, no? Nel momento in cui carica la pagina, si apre l'inspector e si vede il suo template, diciamo l'utente avanzato, non l'utente normale che chiaramente guarda solo la pagina. E terza opzione, vi dicevo, è ci creiamo l'elemento e poi scriviamo .inner.html con una stringa che è tutto l'HTML.
mi raccomando, punto .inner.html non inner text. Prima abbiamo fatto solo text perché ci interessava solo la parte di testo. HTML viene preso, parsificato dal browser e il browser automaticamente ci crea tutti gli elementi del DOM attaccati a quell'elemento e via. Però di nuovo abbiamo il problema che scriveremo tutti i nomi di classe, eccetera, tutti fissati nel JavaScript. E quindi sono, diciamo, approcci differenti, cioè vantaggi e svantaggi a fare nelle due maniere. L'importante è che riusciamo a capire che abbiamo un modo di lavorare con il DOM da JavaScript. E poi, dunque, questa è la prima parte, poi ci sarà, diciamo, tutto il pezzo, diciamo così, che dove che era? Ecco i filtri. Diciamo dobbiamo un po' gestirceli con degli event listener, no? Quindi c'è una seconda ops, c'è una seconda parte che sarà da gestire con gli event listener. Per esempio, quando clicchiamo, facciamo diventare una cosa active e non l'altra, e poi andiamo a fare qualcosa. Per esempio, qui, per esempio, semplicemente a fatto clear create, e quindi l'ha presi ricreati, e siccome li crea lui, quindi per questo penso che gli servisse l'ID, perché così li cancellava. Diciamo, si tratta di andare a manipolare delle strutture di un albero DOM e fare un po' di pratica con queste cose qua. Quindi questo è quanto dovremmo essere in grado di fare nel laboratorio di domani. Domani ci sarà Luigi De Russis dalle 8:30 alle 10, ci sarò io dalle 10 alle 11:30 e appunto andiamo a cercare di parlare un po' più nel pratico di che cosa, se ci sono dei problemi per il laboratorio, se ci sono dubbi, domande, eccetera. Di fatto a continuare quello di cui stiamo già discutendo oggi. Comunque, buon suggerimento quello di usare questo tempo per, diciamo, fare esempi e prove anche in vista di quello che c'è da fare nel laboratorio. Questo lo faccio presente sicuramente all'altro corso, come farò tesoro delle vostre indicazioni riguardo. Sì, ci sono ancora le domande. Diciamo quello che avete scritto riguarda quello che avete suggerito di fare, appunto c'era lo Slack più qualcos'altro, adesso non ricordo più, quindi quello che c'erano, diciamo fare esercizi simili al laboratorio e così via. Va bene, se non ci sono altre domande, direi che interrompiamo qui. Ci sarà la registrazione sia sul portale della didattica, sia, diciamo, la metto su YouTube, come facciamo di solito. Adesso vedo qual è il modo migliore, visto che ho due sistemi per fare la registrazione a questo punto. E quindi ci vediamo noi domani alle 10. Grazie dell'attenzione e dell'interazione, soprattutto. You are now muted.